Eccoci qui, come state? Un saluto a tutti, ben ritrovati. Invito come sempre a commentare numerosi, lasciare un bel like, iscrivervi da questa parte, attivate la campanella, dai che arriviamo presto a 20.000 iscritti. Allora, novità molto importante per il Milan, perché oggi è stata una giornata significativa in quel di San Donato, dove potrebbe, non sorgerà, dove potrebbe sorgere il nuovo impianto. La giunta ha deliberato che lo stadio del Milan è un'opzione percorribile, quindi c'è il semaforo verde, si va avanti, ha parlato anche il sindaco di San Donato. Dichiarando che il Milan vorrebbe inaugurare il nuovo impianto nella stagione 2028-2029, quindi tra qualche anno ovviamente, impianto che sarà di 70.000 posti, quindi capienza inferiore rispetto a San Siro, ma neanche quei 60.000 dei quali si parlava fino a un annetto fa, 3.500 posti auto su due livelli, quindi 3.500 posti. Significa che fai che sei una media di 3 a perso 3 sì, non sono tantissimi, 3.500 posti se sei in 3 in auto di media, che c'è chi è in 2, c'è chi è in 4, c'è chi è in 5, sei a 12.000 posti. Poi è chiaro che serve ovviamente che venga modificata anche il discorso legato ai trasporti. Poi ci sarà il museo, gli uffici, albergo, ristorante, store, insomma sarà una cittadina, una cittadella da vivere H24 7 su 7. Però, attenzione, non è ancora stata comprata l'area. Ieri Città del Milano ha dato l'approvazione per l'acquisizione dell'area che non è ancora stata acquisita. Sono stati stanziati 40 milioni di euro per questo. Quindi il Milan va avanti. Però c'è sempre, ripeto, sullo sfondo quel Milano che finché non verrà confermato il discorso sul secondo anello e quel vincolo culturale, non verrà accantonato. Nel frattempo però passo significativo e formale molto importante nella direzione nuovo stadio Milan e se va avanti per lo stadio è più veloce poi anche il discorso legato al cambio di proprietà. Ditemi che ne pensate, commentate numerosi, lasciate un like e iscrivetevi a questa parte. Stadio a San Donato o stadio a Milano, ma condiviso? Io non ho dubbi. Un saluto.